Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Un saluto a tutte le nuove iscritte e un abbraccio forte a chi mi segue da sempre. Allora, oggi sono qui per farvi vedere come ho fatto le mie unghiette. Nell'ultimo video che ho pubblicato, alcune hanno notato le mie unghie e mi hanno chiesto come le ho fatte. Dopo tanto tempo, veramente tanto tanto tempo, ho voluto ricostruirle. Non sono in tip, sono la mano destra e la mano sinistra, purtroppo sono diverse perché quando una come me sta veramente tanto tempo senza farle, si perde veramente tanto. Ho voluto farle perché ho visto una volta una ricostruzione. Questo si chiama l'effetto con come si chiama la pellicola, quella trasparente da cucina, e mi è piaciuto veramente un botto. Quando sono andata alla ricerca di come si fa questo effetto, non ho trovato un granché, purtroppo. Ho fatto tantissime prove, ci ho lavorato sopra 3 giorni per farle queste unghie, perché in nessun video spiegava bene, soprattutto nessun video faceva vedere l'altezza, cioè comodo far vedere così. E basta, cioè, invece bisogna far vedere anche lo spessore, che è una cosa molto importante. Sicuramente un semi impermanente, questo lavoro, questo effetto non si può fare. Per cui adesso vi spiego come le ho fatte io, perché io ho fatto tantissime prove e vi posso dire il pro e il contro, insomma, perché è facile vedere su Instagram che mettono la pellicola, la tirano fuori ed è tutto pronto. No, man mano vi spiego tutti i passaggi. È inutile che ve lo sto a spiegare adesso. Allora, io ne approfitto perché questa qui l'ho fatta male. Si vede lontano un miglio che l'ho fatta male. Purtroppo ve lo dico già io adesso che le due mani sono diverse. Vi ho già detto che ho perso tantissimo la mano, ma siccome io sono una cocciuta, le ho volute fare, disfare, fare, disfare. Questa qui, avendola fatta male, come potete vedere, sì, di qua si sta rompendo, per cui ne approfitto per rifarla e vi giro il video. Oltretutto, questa non mi piace perché, a differenza delle altre, non si vede niente, per cui adesso la vado a togliere. Arimo, eccola. Adesso vado a togliere tutto e la preparo fino alla base. Allora, volevo farvi vedere l'effetto. Queste si vedono bene l'effetto. Qua ho cambiato polvere, che mi piace un botto anche questa. Questa invece, purtroppo mi sono accorta che non ho una polvere lilla, perché qua ci vuole una almeno. Questa è una polvere riflettente, diciamo che sbirluccica parecchio, però qui quello che ho usato qua, che si vede questa soprattutto, è una polvere chrome. Questa ho usato e purtroppo la chrome del lilla non ce l'avevo. Comunque adesso l'ho tolto e vado a pulire il girocuticolè. Purtroppo l'ho rotta sia di qua che di qua. Comunque adesso l'ho opacizzata e ci spruzzo sopra l'alcol isopropilico. Mentre si asciuga il primer, è importante, allora, per cominciare a fare questo effetto bisogna avere una base. In questo caso faccio l'allungamento. Prima metto la base tranquillamente, qualunque base, poi si fa un allungamento sottilissimo, veramente un velo. Se avete già l'unghia dovete abbassarla il più possibile, cioè non dovete avere nessun tipo di bombatura eccetera, proprio una pialla deve essere, ok? Comunque guardate, dopo una settimana il lucido della Bompretti è ancora intatto. Va bene, allora ho steso la base, adesso metto la cartina, speriamo di azzeccarci subito. Intanto volevo ringraziare le ragazze che hanno chiesto di far vedere questo effetto, insomma, mi ha fatto veramente tanto piacere. A me è piaciuto tanto fin dalla prima volta che l'ho visto, solo che sono impazzita veramente a cercare come si faceva, insomma. Io poi adesso, come potete vedere, ho il dito che va in su, per cui devo stare attenta a mettere la cartina. Io veramente cerco di spiegarvelo nel mio modo, insomma, nella maniera più semplice,
Non voglio sembrare master, eccetera, ok? Ecco, dovremmo esserci. Allora, io come base sto utilizzando questa, non mi piace per niente. Quello che vi posso consigliare, utilizzate poi, quello è tutto da vedere. A me piacciono i gel densi, questo denso non è, per cui prediligo l'altro assolutamente, il T-Clear. Spero di non far cavolate. Più o meno è fatta, vado in lampada. Ok, tolto la cartina. Volevo farvi vedere che mi è stato chiesto i colori che ho usato. Allora, nella mano sinistra ho utilizzato questi vecchi di Alle Paznocce Supreme. Questa era una ditta favolosa, cioè coprono con una passata, questo è il colore, ma veramente fantastici. Mi è dispiaciuto tantissimo che hanno tolto questa marca, perché con questa potevi fare anche le nail art, che non si allargava, veramente un'ottima marca. Un ottimo gel. E invece nella mano destra ho usato il 26 000 di Aglia, il Caprice, che avevo qua, avevo preso, che non so adesso cambiando tutto se c'è ancora, sinceramente. Allora, adesso io vado ovviamente a limare, perché qua non esiste la punta, la preparo, insomma. Eccomi. Dopo una marea di tempo l'ho preparata, non guardatele, le mie sono pessime, comunque è molto sottile. Adesso sopra qua va messo il colore. Ok, spero di fare un buon lavoro. Vado in lampada. Mentre ho la mano in lampada, ho visto proprio ieri su Instagram a fare questo effetto. Una volta fatta la base, quando ho steso il colore, questa ragazza che ha fatto questo effetto ha messo sopra il colore, prima di metterlo in lampada, la pellicola, l'ha stropicciata, l'ha messa in lampada, l'ha tirata fuori, ha messo sopra un altro colore, magari più scuro di questo. E poi ha messo sopra il gel liquido limato e a posto. A me così non esce, non ci provo nemmeno. Io l'effetto, adesso vi faccio vedere, lo faccio con l'acrigel, dopo vi spiego il perché. Allora, arrivati a questo punto, ci prepariamo la pellicola, quella classica, quella da cucina. Io ne avevo tagliato un pezzettino piccolo per l'unghia, va benissimo. Ok, foglio normale. Allora, arrivati a questo punto, bisogna fare l'effetto stropicciato. Io ho provato, con tutte le prove che ho fatto, ho provato il gel normale. A utilizzare il gel che ho usato per base, o un monofasico comunque duro, comunque un gel da costruzione duro, io quando appoggio sopra la pellicola, faccio l'effetto, no, con lo spot che lo prendo, ecco, con lo spot si fa l'effetto che dopo vi faccio vedere e va in lampada. Quando l'ho tirato fuori dalla lampada, questo mi è successo tutte le volte che ho utilizzato questo, si è appiallato, cioè non c'è, stando dentro, non so il perché, con la pellicola sopra non c'è più l'effetto. L'unico modo per mantenere l'effetto stropicciato è stato questo, cioè l'acrigel. Questo qui è di Alle Paznocce, lo metto qua, l'ho messo qua per comodità e mi ci trovo veramente bene. Adesso vi faccio vedere. Dovete prenderne un po' estenderlo normalmente. Dicevo, dovete estenderlo normalmente, uno strato ovviamente non base, ma ci deve essere un po', insomma. Vado a farlo. Eccomi qua, steso in ogni sua parte. Ovviamente non bisogna essere precisi. Ecco, adesso vado ad appoggiare sopra la pellicola. Eccoci qua.
Poi con lo spot andiamo a creare, mi avvicino un po', vediamo, aspetta, ecco, andiamo se così vedete meglio. Aspettate. Eccomi. Allora, andiamo a fare l'effetto stropicciato. Lo spostate fino a quando vi piace, un po' dappertutto. Una cosa che ho imparato a furia di fare e disfare è di stare attenti qui nel giro cuticole, perché non ci si accorge, ma spostando la pellicola il gel esce e poi c'è tutto da animare. Ecco, magari se si vuole una cosa un pochino più d'effetto. Una cosa del genere, vado in lampada. Mentre in lampada, questo è il metodo che ho trovato io su di me, lo so che è un lavoro lungo, però così è l'unico modo che a me viene fuori meglio. Io vi dico come ho fatto, poi magari voi ci provate e trovate il vostro metodo. Per esempio, io ho visto anche utilizzare un gel, mischiarlo col colore e farlo direttamente sopra col colore, ovviamente viene fuori un po' più chiaro. A me quel sistema lì non piace, proprio l'effetto che veniva fuori non mi piace. Ovviamente si può spaziare tra polveri, colore, veramente qui potete la fantasia, potete fare veramente quello che volete. Eccoci, adesso lo vado a togliere. Siccome ho notato che è ancora molle, vado di nuovo in lampada. Questo è come esce, lo vedete? Non toccate assolutamente niente, vedete quello che vi dicevo? Che poi, adesso questo lo taglio con la, vedete? Questo bisogna stare attenti. Eccomi. Il motivo per il quale che bisogna fare la pialla prima è perché poi, adesso qua ci va la polvere, e io vi faccio vedere quella che ho scelto io, l'unica che può stare bene qua. Dopo va coperto, se manteniamo troppo alta la bombatura viene via tutta, capito? Allora, io ho scelto questa, ovviamente questa polvere a me piace tantissimo e l'ho trovata, l'ho comprata su AliExpress, questa qua, vedete come brilluccica. Utilizzo questo pennello qui che ho preso su alle pazzonocce e vado semplicemente a riempirla tutta. A questo punto va ricoperto di gel. Io utilizzo questo che ho utilizzato per la base, che in questo caso, essendo così morbido, mi trovo molto bene perché aiuta a coprire bene tutti i solchi e fare un buon lavoro, insomma, anche a fare in fretta, ecco. Una volta ricoperto tutto si va in lampada. Adesso ovviamente si va a limare con la fresa eccetera, vi faccio vedere come viene fuori alla fine. Allora, ho cercato di limarla, ovviamente questa non va bene e vi faccio vedere il perché. Dovrebbe andare in su. Comunque, quello che dovete fare sicuramente quando fate la base è farla più piccola possibile, veramente più piccola possibile. Adesso la pulisco. Facendola più piccola, poi quando man mano mettete strati di roba vi viene meno spessa, ecco. Allora, adesso metto su il sigillante. Sempre mentre in lampada vi faccio vedere che sto utilizzando questo, il sigillante Dry Top della NTN. No Wipe, veramente buono. Costa poco ed è veramente buono, mi ci trovo veramente tantissimo bene. Allora ragazze, non sono stata molto precisa, ma a me interessava farvi vedere la tecnica. Sicuramente è più solida rispetto a quello di prima e anche l'effetto, se vedete, è molto più bello rispetto a quello di prima. Era quello che mi interessava di più. Poi sicuramente tra di voi ci sarete tutte molto più brave di me.
E niente, fatemi sapere assolutamente cosa ne pensate, se vi piace, se sono stata brava a spiegarvelo. E niente, vi aspetto nel prossimo video. Grazie di avermi visto fino a qui, spero di non avervi annoiato. Un bacio grande, voglio sapere cosa ne pensate di tutto quanto, eh. Voglio sapere proprio tutto. Un bacio grande, se avete domande, vi rispondo assolutamente. Basta che scrivete, lo sapete che chi mi segue io rispondo sempre. Un bacio grande a tutte voi, vi voglio bene, ciao!